Buongiorno a tutti. Il 9, il 10 e l'11 di novembre prossimo vedrà il via la seconda edizione della Fiera dell'Orientamento e del Lavoro Orienta 100. È un evento molto importante, molto bello. Lo scorso anno è stata la prima edizione di questa iniziativa, unica nel suo genere, che ha visto il Comune di Cento assieme ad Aica Centoform e all'associazione Bangerang essere promotori di una prima tipologia di iniziativa di orientamento all'università e alla formazione professionale e al mondo del lavoro. Lo scorso anno abbiamo avuto varie centinaia di studenti che si sono riversati nella nostra piazza, nelle sale, nei bar del centro storico e hanno dato vita ad una comunità di giovani desiderosi di formarsi e di sviluppare le proprie carriere. Quest'anno, ovviamente, la situazione del Covid ci ha portato a scegliere una modalità totalmente virtuale. Ciò non toglie che sarà un momento davvero importante perché durante le mattine gli studenti avranno una panoramica di quelli che sono i corsi universitari di maggiore rilevanza nelle sedi di Bologna, di Modena e di Ferrara, mentre pomeriggio ci saranno dei laboratori virtuali molto interattivi che porteranno i giovani a imparare come scrivere i propri curriculum vitae, imparare come svolgere dei colloqui di lavoro, fare delle attività formative relative a nuove professioni. Pensiamo adesso al tema delle professioni sanitarie o alle nuove professioni del futuro, il digitale, la cyber security, l'intelligenza artificiale. Quindi un portafoglio di attività particolarmente nutrito che ci vede molto orgogliosi. Cento è infatti stata la prima realtà nel territorio ferrarese a sviluppare questo tipo di iniziativa, che poi è stata anche replicata a Ferrara, ed è entrata nel novero di quelle realtà regionali che sono più propense, più promotrici, più attive, più vivaci nel tema delle politiche attive per l'orientamento dei giovani. Fare politiche attive giovanili non significa solo dare iniziative da fare ai giovani nel tempo libero, ma significa anche offrire un futuro ai giovani. Beh, questo è quello che cerchiamo di fare, quindi vi aspettiamo numerosi in questa nuova iniziativa della seconda edizione di Orienta 100 e sicuramente non sarà questa l'ultima manifestazione di questo tipo, non sarà questa l'ultima iniziativa che faremo per perseguire questo obiettivo, perché si è creato un movimento davvero interessante che coagula tutti quegli attori che fanno la formazione, l'accrescimento delle competenze, l'orientamento e l'animazione giovanile sul territorio. E grazie a questo movimento molto rilevante dal punto di vista tematico, sicuramente riusciremo a mettere in campo ancora tante, tante iniziative, perché il nostro futuro è più importante di tutto. Grazie.